E ciao a tutti ragazzi YouTube, sono il vostro Sermato con un altro video qui, oggi per un nuovo fantastico video di una grande novità riguardante Rainbow Six Siege, proprio del prossimo DLC, come abbiamo già detto, che sarà il Season 4 Red Crew, che inserirà due nuove parature giapponesi. Proprio per questo ragazzi abbiamo il primo video trailer che troverete sotto, in sottofondo, insomma lo vedrete, dell'operatore Ibana, che non è nient'altro che la parte attaccante, dove finalmente è stato risolto il dilemma di quale fosse la sua abilità. Adesso, ragazzi, abbiamo la conferma con questo trailer. Praticamente la sua arma, quella che tiene appoggiata in spalla dalle immagini, non lancerà nient'altro, sembrerebbe dal video, sei piccole cariche che andranno ad attaccarsi nelle barricate in ferro per aprire, sembrerebbe, ripeto, ragazzi, un varco. Quindi dovrebbe essere la controparte di quello che dovrebbe essere Termite. Ecco, se Termite avevamo l'abilità di questa tappetino di carica, insomma, per aprire le barricate rinforzate, adesso non sarà più solo, ma ci sarà anche Ibana con questo fucile per aprirle. Quindi finalmente, ragazzi, devo essere sincero, perché finalmente è stato inserito un nuovo operatore che ha questa abilità, perché sinceramente Termite, un po' perché è stancato, un po' che poverino era solo l'unico, finalmente in squadra si potrà avere due operatori per aprire le barricate in ferro, finalmente. Oltre a questo, nel sito di Rainbow, che è l'ultimo video, avevo lasciato il link, quindi nel blog in cui parlano tutto quello che inseriranno novità piano piano, fino a che ci arriverà il 12 e 13, che ci sarà l'uscita, praticamente la presentazione ufficiale di tutto quello che riguarda il DLC, hanno inserito proprio un'accurata descrizione di Ibana. Tra cui il suo vero nome è Yumiko Imagawa, ecco, che è entrata alla Polizia Nazionale a 18 anni, dicendo, insomma, c'è tutta la sua descrizione della sua vita, e in più un breve descrizione, c'è anche una breve descrizione di cui, ragazzi, vi lascio il link sotto direttamente alla pagina, praticamente del SAT, che è di queste forze antiterrorismo giapponesi, quindi c'è un po' riguardo un po' la sua storia. Oltre a questo, un'altra cosa importante, è stato scritto anche le armi che porta Ibana con sé. Ecco, infatti un altro elemento chiave del SAT è la grande competenza in combattimenti ravvicinati. Proprio per questo scrivono: Ibana utilizza come armi primarie un Supernova e un Type 89. Quelle secondarie invece sono una PM9 e una P229. Sono armi da fuoco che consentono spostamenti rapidi e neutralizzazione chirurgica dei nemici passando da una stanza all'altra. Allora, la Supernova, cercando nel web, ragazzi, non sono un esperto in armi, quindi vedete sotto le immagini, dovrebbe essere questo shotgun, quindi è un fucile a pompa. Di calibro non lo so, ragazzi, sinceramente. Comunque, come prima arma primaria avremo un fucile a pompa, quindi non avremo la doppia arma che potrebbe essere fucile d'assalto, ma abbiamo come prima arma primaria questo fucile a pompa qua. Poi, come seconda arma abbiamo la Type 89, quindi questo fucile d'assalto, a mio avviso, sembra a lunga distanza, cioè sinceramente non so il calibro, quindi, ma mi sembra di calibro pesante, che dovrebbe montare caricatori stile M4, mi sembra, guardando un po' del caricatore. Dopo, ripeto, ragazzi, non sono un esperto, non mi sono neanche informato dettagliatamente, perché appena ho visto il video, subito a fare il video per informare anche a voi, magari per chi non ha visto il video che avevo caricato, per informare proprio anche a voi, dovrebbe essere questo praticamente fucile d'assalto, ecco. Di calibro non so, ma comunque dovrebbe essere un fucile bello pesante. Poi abbiamo come due armi secondarie la PM9, quindi sembra questa pistoletta, comunque rimane abbastanza piccola come pistola, molto una compact, ecco. No, naturalmente, ragazzi, immagino che non farà gran danno, ecco, parliamoci chiaro, essendo un'arma molto compatta, quindi chi la userà non lo so, sinceramente. E poi abbiamo la P229, che già comunque è una pistola più normale, possiamo chiamarla, ecco, di grandezza normale, che comunque è questa qua, di cui anche nel web fanno delle comparazioni tra quello che è la G17 a quest'arma. Dopo non lo so sinceramente se comunque potrebbe essere una pistola grafica, visto che comunque viene comparata alla G17, ma comunque sono queste. Detto questo, ragazzi, comunque non hanno
parlato dettagliatamente, cioè a parte il video che ha parlato, che ha fatto vedere questa nuova abilità, della nuova abilità di Ibana, non hanno accennato assolutamente niente, di tutto quello che riguarda l'abilità. Quindi sappiamo per certo che va ad attaccare quelle che sono le pareti rinforzate in ferro, quindi questo siamo sicuri. Dopo, se è un modo per aprire oppure è un modo per far del danno anche al nemico, ancora non si sa, ragazzi. Dobbiamo aspettare il 12 e il 13, quindi questa settimana, questo fine settimana, per sapere maggiori informazioni. Quindi, ragazzi, detto queste piccole nuove informazioni, che dire, lasciate un bel mi piace, come sempre al video se vi è piaciuto, commentate, ditemi la vostra, quindi delle nuove armi, di queste nuove informazioni di Ibana, praticamente l'operatrice d'assalto, e sulle sue armi, quindi, e la sua abilità. Ditemi la vostra, ragazzi, cosa ne pensate. Se non siete ancora iscritti e volete essere sempre informati del mondo di Rainbow Six Siege, fate più e via dicendo, iscrivetevi al canale, condividete il video per aiutarmi a crescere il canale. Quindi, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, al prossimo video. Bella, ragazzi, e bella lì. Stavo per dire, però vabbè, lo facciamo andare lo stesso.